Ciao a tutti, bentornati su Ciacchiazione. Oggi vogliamo, insieme ai miei compagni di viaggio, Valerio Perrone, Serena Buonasera. Rizzoia, Buonasera a tutti, buonasera. Ciao a tutti. vogliamo fare una carrellata di pronostici in vista degli Oscar che ci saranno nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 marzo. E come al solito vi ricordiamo che seguiremo tutta la premiazione in diretta su YouTube e Facebook di Ciacchiazione. Quindi vi invitiamo a stare con noi e a commentare insieme sia il red carpet che la premiazione diretta. Se voi siete d'accordo, io partirei subito con le categorie perché sono molte Assolutamente. Vai, e ci Vale, sarà vai, Vale. parecchio di cui parlare. Allora. Abbiamo deciso di iniziare soft, ma non troppo, e poi di finire con la Con ciccia. i Io fuochi direi che d'artificio. possiamo fare prima le donne, quindi inizierà sempre Serena, poi Perrone e poi io a dare il nostro pronostico con una breve motivazione, se ce l'avete, se no Se no, vado andiamo spediti. Ce andiamo spediti. Allora, l'abbiamo, ce Serena. l'abbiamo. Miglior attore non protagonista: Sterling K. Brown, American Fiction, Robert De Niro, Killers of the Flower Moon, Robert Downey Jr., Oppenheimer, Ryan Gosling, Barbie, Mark Ruffalo, Povere Creature. Allora, prima di tutto, ho visto tutti e cinque film, cinque grandi interpretazioni, cioè veramente quest'anno non ci dovrebbe essere uno solo che vince, ma anche tutti e cinque, ma anche Ryan Gosling come Barbie, però probabilmente lo vincerà Robert Downey Jr. per Oppenheimer. Ok, dici Quindi Oppenheimer, Robert Downey. meritato, meritato comunque. Beh, concordo con Serena, c'è poco da fare perché comunque quest'anno non c'è partita, Robert Downey Jr. ha vinto ovunque, senza contare che finalmente una prestazione da Oscar dopo varie vicissitudini e dopo l'interpretazione di Iron Man che finalmente si è staccato dal ruolo con il suo incredibile Louis Strauss in Oppenheimer. È veramente, veramente, diciamo, il favorito che se non vince quest'anno, se c'è la sorpresa qui, veramente esco Maria, come si suol dire. No, sono d'accordo, anche perché veramente lo merita, ma come diceva Serena, tutti e cinque sono stati bravissimi. Ho visto American Fiction di recente, anche Sterling K. Brown fa una parte diversa da, insomma, l'avevo visto in This Is Us, fa una parte diversa, anche fastidiosa, però molto bravo, molto bravo anche a fare queste parti qui. E concordo con voi, Robert Downey Jr. Penso ci siano pochi dubbi sulla sua vittoria qui. Forse è una delle Sì. categorie più scontate. Questa è quella prossima che andiamo a leggere e andiamo avanti. Tanto qua abbiamo capito che Robert Downey Jr. probabilmente uscirà vincitore, mentre per l'attrice non protagonista abbiamo Emily Blunt per Oppenheimer, Jodie Foster per Nayad, Oltre l'oceano, Daniel Brooks per Il colore viola, America Ferrera per Barbie e Divine Joy Randolph per The Holdovers. Allora, vai Sere, ripartiamo. Oddio, veramente mi sono piaciute tutte e cinque. È difficile come per miglior attore non protagonista. Vabbè, sicuramente vincerà Davin Joy Randolph di Holdovers. Anche qui, no, come per attore non protagonista, non penso ci sia partita. Al massimo Daniel Brooks per Il colore viola, ma al massimo proprio. Ma difficile. Concordo col tuo ragionamento perché la Randolph è stata bravissima e ha un ruolo particolare, quindi insomma, proprio nel film che lancia dei messaggi comunque importanti. E se non sbaglio, è parecchio che non vince un'attrice afroamericana. Sarebbe la signora che rimane con loro due, che sta in Sì, lutto? Lei, la cuoca della scuola. cuoca Ok. della scuola. La E cuoca, sì. Ok. quindi sì, secondo me vince lei. Anche se tra tutte mi è piaciuta tantissimo Emily Blunt in Oppenheimer. Sì, anche a me, però non glielo Stratosferica, veramente. Brava, brava. Però ovviamente Guarda, vince sì, la Randolph. vero, vero, vero. Io non ho visto Il colore viola e Nayad, dico la verità. Però tra le altre tre, anche qui, brave, brave tutte. Forse
funzionali al film, la Randolph, come dicevate anche voi, in The Holdovers, che è una bella parte, sia lei che il ragazzo, che già matti, e comunque portano loro tre, insomma, direzionano il film. America Ferrera, sì, c'è, cioè quel monologo bellissimo, per quanto ha chiamato Barbie e per quanto sia stata brava lei, ma non si dà un Oscar su un monologo. Sì, concordo. Jodie Foster, meno che veramente c'è qualche colpo di coda per l'Oscar a America Ferrera, però spero di no, cioè... Spero vivamente di no. Io lo darei anche a Jodie Foster, nel senso, nel film mi è piaciuta tantissimo, però è un film diverso, quindi non glielo danno a prescindere. Ok, io passerei avanti, concordo quindi con la Randolph anche qui. Pochi dubbi. Queste erano quelle facili. Passiamo alle sceneggiature. Miglior sceneggiatura. E qua. Anatomia di una caduta, The Holdovers, May December, Past Lives e Maestro. Vai, Serena. Iniziamo. No, allora, io lo darei a The Holdovers, anche se mi è piaciuto molto Maestro. May December e Past Lives non mi sono piaciuti. Non ho sopportato assolutamente Anatomia di una caduta, ma vincerà Anatomia di una caduta, quindi dico quello solo però perché è il più scontato, non perché sia quello che voglio, perché se dovessi scegliere io sceglierei The Holdovers. Scegli The Holdovers, sì. Però vincerà Anatomia di una caduta. Sì, allora, probabilmente vincerà un'anatomia di una caduta, ma attenzione a Past Lives, perché visto lo sciopero degli sceneggiatori, visto che quest'anno ci sono ben tre film che parlano di sceneggiatori o comunque di scrittori, non sottovaluterei Past Lives per il tema messo in scena, perché è il primo film alla regia della regista coreana, scusate, mi sfugge il nome, soprattutto Anatomia di una caduta è particolarissimo, quindi potrebbe vincere quello, però non sottovaluterei Past Lives proprio per quel motivo lì. Perché una palla. Lo so. Perché Serena, che era stata forse la prima a vederlo, ci aveva fatto capire che era abbastanza pesante. Sono andato a leggere una classifica di Screen Rant sui film candidati come miglior film, dal peggiore al migliore, lo mettono al primo posto, cioè ho detto addirittura più di Oppenheimer. Allora ho detto, ma possibile questo film? Quindi guarda, non lo so. Una caduta o Past Lives? Past Lives. Ah, ok. Addirittura al primo posto, ho detto, madonna, vuoi vedere che ci farà arrabbiare come i film cinesi io spero che non vinca tutti quei premi, regà, però la sceneggiatura potrebbe prenderla, attenzione, cioè, nel filmetto, ma non è manco pesante, è proprio noioso, cioè è proprio noioso, perché fondamentalmente non è che succede chissà che, cioè un'ora e mezza, due ore di film, cioè quelli scrivono al computer, si sentono, si incontrano ogni tanto, va, finita. Sono sì, perché sono tratti non di non ti ha lasciato niente reale, che il vuoto messi in scena in questo modo sono particolari, capito? Comunque, vabbè, non lo so, un film particolare che deve piacere, che piace il genere, purtroppo se non piace il genere è quindi tu dici che potrebbe rompere le scatole Anatomia. Secondo me sì. Allora, come diceva Serena, The Holdovers è carina la sceneggiatura, molto carina. E Maestro, manca qualcosa in più a quel film, che purtroppo poteva fare di più. Bradley Cooper, bravissimo, però no. Qui Anatomia di una caduta, dico. Che spesso, sì. Che poi ha vinto pure i Golden Globe, e spesso questi film gialli in cui c'è un po' un colpo di scena e devi scoprire, la vincono, se non sbaglio, la sceneggiatura. Sì, è particolare poi, no? Non so, cioè, possiamo anche parlarne, nel senso, all'ultimo, vabbè, senza far spoiler, c'è quella frase, quello scambio di battute, perché leggevo spesso sulla pagina, nei commenti,
che madre e figlio si fanno verso la fine del film, e là, ti rimane un dubbio, poi vi dirò offline, perché pensandoci adesso, parlandone insieme, mi è venuta in mente questa cosa. Chi ha visto il film sa, stavano sul letto, c'è la scena che parlano e si dicono una cosa che però non ha senso in quel momento. Ti devia, sì. È fatto apposta, e anche la, significa... diciamo, la cosa che ha fatto andare questo film nella categoria e che gli ha fatto prendere tante nomination, perché tu pensi di sapere e invece ti devia di nuovo, e continuamente veniamo deviati durante il film. Alla fine ti lascia a te la cosa di prendere una decisione, è particolare, perché io pure pensavo di aver capito tutto, invece poi abbiamo anche fatto il video sulla spiegazione del finale. In realtà la regista lascia allo spettatore il compito di riempire i vuoti su questa morte che dà vita a tutto il film, e secondo me se la può acchiappare la sceneggiatura. Sì, ma concordo in pieno. Vai, allora passiamo oltre. Ah, ecco, miglior sceneggiatura non originale, anche qui ci potrebbe essere la sorpresa. American Fiction, Barbie, The Zone of Interest, quindi la zona di interesse, Oppenheimer e Povere Creature. Vai Sere, iniziate. Allora, li ho amati tutti e cinque. Non c'è un film di questi cinque che comunque non mi sia piaciuto. La scorsa settimana sono andata a vedere The Zone of Interest, cioè veramente l'ansia. Sto film mette l'ansia, però è fatto benissimo, appunto perché mette l'ansia. Non ti fa vedere le scene più cruenti, non ti fa vedere, ma letteralmente ti mette l'ansia, fatto benissimo. E allora, vabbè, se dovessi scegliere, ovviamente sceglierei Oppenheimer, però probabilmente vincerà miglior film, quindi non so se vorranno darmi tutte e due come miglior sceneggiatura originale e Oppenheimer. Se decidessero di non dare tutte e due premi Oppenheimer, probabilmente la daranno a The Zone of Interest o Povere Creature. È bella equilibrata, questa è Lì, qua non è, allora Barbie American Fiction non gliela danno sicuro, quindi poi sicura? Dice American Fiction con quel colpetto di scena finale pure. E poi vi dico una cosa, intanto finisci te e poi parto io. Io mi dividerei tra The Zone of Interest, Oppenheimer e Povere Creature. Se non lo danno Oppenheimer, perché comunque se lo merita, probabilmente The Zone of Interest. Però poi alla fine rimaniamo sempre là, gli Oscar pensiamo una cosa e poi alla fine ci non è mai quella. Vai Vale. Allora, American Fiction, e vi spiego il motivo. Partiamo sempre dallo stesso discorso, e si racconta di uno sceneggiatore come protagonista, quindi lui scrive i romanzi, romanzo che diventa sceneggiatore e quindi film. E lancia innanzitutto messaggi particolari come le malattie, quelle soprattutto mentali, oltre che parla di razzismo, lancia una bella stoccata al cinema attuale e alla cultura che è in generale in questo periodo storico. E per tutte queste cose probabilmente la danno American Fiction. A conferma di questo, parlando con Flavio ieri, e i bookmakers la danno alla pari insieme a Oppenheimer a 1,52, quindi se la battono perché volevo sapere pure se all'ultimo, capito? Perché lì è molto borderline, è equilibrata, è forse la categoria una delle più equilibrate questa. Quindi anzi, vero, se volete recuperarlo è su Amazon Prime Video, quindi è anche facilmente recuperabile senza problemi, perché io sì, di vederlo. Ti posso dire, sono d'accordo, pure Barbie, dai, cioè comunque originale. Barbie prenderà altri premi, secondo me, non lasciare. No, è originale, però sì, probabilmente non glielo daranno. Però pure Barbie, la sceneggiatura, non mi è dispiaciuta. E Oppenheimer, sì, se può prendere tutto, ma qui rischia con American Fiction, sì,
anche secondo me, è il discorso che faceva Valerio. Quindi dico American Fiction. Zone of Interest, io l'ho amato da morire. Anch'io. Però è stato veramente, mi ha scioccato. E però il punto più forte del film, secondo me, è più il sonoro che la sceneggiatura. Esatto. Sì. Esatto, tanto diciamo poi che... ci torniamo perché veramente ci torniamo perché nelle altre... da parlarne. Esatto. Passerei a miglior film internazionale. Qui abbiamo anche l'Italia. Io Capitano di Garrone, Perfect Days giapponese, La Società della Neve spagnolo, The Teacher's Song, Lounge Germania, The Zone of Interest. Vai, Siri. Allora, non ho visto solo The Teacher's Lounge della Germania, semplicemente perché non l'ho trovato, detto proprio sinceramente, quindi spero di riuscirlo a vedere in qualche modo prima degli Oscar. Allora, partiamo dal presupposto che vincerà sicuramente The Zone of Interest, quindi qua non abbiamo assolutamente gara. Se sì. dovessi scegliere un mio preferito, sceglierei La Società della Neve, quello spagnolo, perché mi è piaciuto veramente veramente tanto. Poi è una storia vera, a me piacciono le storie vere, quindi quello, sì, quello sì, 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 io sì. Capitano me lo aspettavo sinceramente peggiore, a dire la verità. Pensavo che fosse più proprio pesante, invece poi alla fine è godibile e soprattutto guardabile, ma non lo fanno vincere e... il solito pallone italiano. Mi massacreranno nei commenti, ma non me ne frega nulla, perché pure io pensavo la solita mazzata. No, è più godibile di quello che si pensava. Sì. E invece Perfect Day, no, cioè, raga, no. No, raga, cioè... È un no. Proprio una palla... Semplicemente no. Una palla di film che... Allora, sembra che sono razzista perché non mi piacciono le cose asiatiche, nessuna. Ma perché non le sopporto, non mi piacciono, non mi piace niente di quei film, niente. Hanno un modo diverso pure di... Sì, hanno un modo diverso, ma sia di umorismo, sia di... Sì, sono molto lenti alcuni. Non ce la faccio, non è il mio mondo, non andrei mai a vivere in Asia. Cioè, mi sparerei dopo una settimana. A visitare sì, ma andare a vivere no, raga. Cioè, no, quindi no, è noiosissimo sto film. Guarda, mi dispiace, ma è noioso. Quindi comunque The Zone of Interest al 100% non c'è storia. Sì, concordo. Poi c'è un ragionamento da fare. Se il miglior film internazionale è candidato tra i migliori film, è ovvio che è il miglior film di quelli internazionali. Quindi, insomma, sì. Anche qua il discorso è proprio... Poi ci stanno i casi, ma non credo sia questo, perché poi comunque The Zone of Interest è anche un gran bel film, e sì. Migliore di tutti gli altri. Mi manca soltanto The Teacher's Lounge. E quindi... vediamo. Io Capitano è il motivo per cui gli Oscar quest'anno li daranno sulla Rai, in chiaro, e quindi probabilmente vedremo anche il commento tradotto in live durante la cerimonia. Grazie Rai per questo, quindi noi vi ringraziamo. Detto questo, ma ci siamo noi. Faremo come la Jalapas Band, commenteremo sì. E tradurremo ad cazzum. Ci daremo noi commentari. Io mi sono d'accordo con voi, mi ricollego a quello che dicevate, La Zona di Interesse, filmone, veramente un filmone, che qui vince quasi a mani basse. La Società della Neve mi è piaciuto tantissimo, ma questi film internazionali quest'anno, per quelli che ho visto solo tre, però insomma, tanto di cappello, è aumentata anche la popolarità dei film internazionali negli ultimi anni, è bella sta cosa. Diciamo, da un altro giro in poi, dalla vittoria di un altro giro, c'è tanta ciccia pure in questa categoria. Concordo, hai ragione. Allora, andiamo avanti, Ale, con il miglior film di animazione, anche qui probabilmente non ci sono storie, con Il ragazzo e l'airone, Elemental, Nimona, che potete trovare su Netflix se volete recuperarlo, Spider-Man Across the Spider-Verse e Robot Dreams. Allora, di questi mi manca Robot Dreams, ma vai Sere, poi continuo. Allora, mi manca da vedere Robot Dreams,
perché non lo trovo come prima, come The Teacher's Lounge. E vabbè, vince il ragazzo Lerone, ovviamente. Bellissimo film, non è proprio il mio genere, però è stato bello. Il mio genere è più Elemental, Nimona e Spider-Man, se vogliamo dirla tutta. Quindi sì, vincere Ragazza Lerone, però se io personalmente dovessi darlo, l'avrei dato comunque a Spider-Man, perché il secondo, non dico che mi è piaciuto più del primo, però è stato bellissimo. Il problema è che... Infatti, Vai, è vai, questa sì. cosa. Finito Del Terevo, secondo sì, più del primo. volevo partire io. Vai, vai. Ok, no, allora, mi aggancio al tuo discorso. Spider-Man non lo vince quest'anno, ma vincerà il prossimo con il terzo capitolo finale, perché questo Sì, anche perché il ovviamente... secondo tagliato non lo fanno vincere a prescindere. Quindi, capito? E poi ovviamente vincerà Miyazaki perché ha 80 e passa anni e fa un film ogni 7-8 anni, probabilmente è la volta buona. Ci siamo per l'Oscar, dai Miyazaki, ti chiamo tutti per te perché è veramente meritatissimo, anche soltanto un premio alla carriera, veramente, perché per tutto quello che ci ha regalato. Vabbè, ci Sì, sta, dai. al di là di questo, poi entrando nel merito, anche la storia, il periodo storico e i riferimenti che ci sono nel Ragazzo dell'Airone, le grandi metafore contenute all'interno lo rendono, diciamo, una spanna sopra gli altri, anche se Elemental, Nimona su Netflix, consigliatissimo, doppiato dal nostro Gabriele Sabatini, che avevamo intervistato, che salutiamo, e ce l'aveva detto, era Che un bel film. avrebbe fatto parlare il film, eh? E in effetti così è stato. Aggiungo una parentesi su Nimona, un film salvato Vai, da sì. Netflix, un film Carino. salvato da Netflix che la Disney aveva scartato proprio per via della Ah, protagonista. pensa te. Capito? Perché lei è, vabbè, uno spirito, eh. Ah, no, scusatemi, il protagonista maschile che è gay. Quindi scartato dalla Disney, non so se era se era Pixar o proprio Disney, però è stato scartato e diciamo preso in salvo da Netflix, che ha una grande soddisfazione in quanto la Disney è forse il primo anno che ho soltanto un film in gara con Elemental. E Scartato poi anche vero. Wish. Fanno ride perché mettono la versione di Beauty and the Beast, l'amico di Gaston Gay, che è palesemente gay, e poi mi togli un cartone solo perché il protagonista è gay, cioè non ha senso. Poi mi fai però la Sirenetta Nera, vabbè, ma lasciamo stare. Lascia perdere, non t'avvelenare perché torniamo su un brutto, come si dice, un brutto Stanno discorso. folli completamente, però vabbè. Ok, allora passerei oltre con il miglior montaggio. Allora Sì. abbiamo Anatomia di una caduta, Povere creature, col punto esclamativo, The Holdovers, Killers of the Flower Moon e Oppenheimer. Montaggio. Vai, Serena. Vabbè, se dovessi scegliere Oppenheimer, cioè, nel senso, allora, a parte Anatomia di una caduta che non mi piaceva come film, però il montaggio era buono, cioè, sono tutti grandi film, però il montaggio non lo puoi non dare a Oppenheimer veramente per come l'ha montato, cioè per come è stato fatto, no? Boh, no, cioè, non puoi. Quindi, boh. Giusto. Cioè, no. Allora, sì, secondo me dovrebbe vincere Oppenheimer come l'anno scorso, facciamo il discorso 2 anni fa, no, Everything Everywhere All at Once l'anno scorso. Sì. Ormai capiamo che il montaggio dinamico è quello che comunque viene premiato più dall'Academy, quindi ovviamente soltanto per i diversi momenti in cui viene spiegata la fissione con la fusione. Alternati alle molecole che girano, non so se avete presente, soltanto per quello, senza calcolare la scena dell'esplosione, perché quella è, Sì, secondo me, quella vabbè. a parte, per un altro discorso, a parte completamente. Soltanto per quelle scene lì andrebbe dato il montaggio a Oppenheimer. Anatomia di una caduta, Povere creature, forse Killers of the Flower Moon potrebbe Sì, dare un ma anche po' lo do. più filo da torcere a Oppenheimer. Su Povere creature pure, non lo vedo così
almeno non ricordo momenti particolari che mi hanno attirato l'attenzione proprio nel montaggio, capito? Quindi io dico Oppenheimer, ma non credo ci sia storia qui, non so a te, Vale. Sì, concordo, anche qui quello più dinamico, Oppenheimer, il lavoro che è stato fatto per spiegarci comunque una cosa difficile dal punto di vista scientifico, facendocela vedere, no? Molto visiva, sì. Anche la velocità attraverso il montaggio di farti immergere nella fusione nucleare, nella fissione nucleare, veramente fatto molto bene. Poi questa contrapposizione tra il prima e il dopo, scene in bianco e nero, scene a colori, fantastico. Bello. Anche qui dico Oppenheimer. Pochi dubbi sul montaggio. Concordo. Ok, andiamo avanti con la miglior scenografia. Forse qui potremmo avere dei... Siamo particolarmente d'accordo, sì, sono curioso di vedere dove non siamo d'accordo. Strano. Forse più avanti. Allora, miglior scenografia, Barbie, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer e Povere Creature. Vai, Sere. Parere personale, allora non possono dare tutto a Oppenheimer, quindi probabilmente la miglior scenografia non gliela danno. E io personalmente la darei o a Barbie o Povere Creature, cioè se proprio dovessi scegliere, probabilmente, ma magari forse sarà l'unico che si beccherà Barbie. Dai, perché la scenografia come fai a non darla a Barbie? Cioè, mo il film può piacere o non può non piacere. Però dai, le scenografie sono meravigliose. Sì. No, sono d'accordo. Infatti, probabilmente se non lo vince qua, lo vincerà i costumi, ma qualcosa vince. Sì, no. Quindi io dico Barbie. Ok. Allora, io no. Io dico Povere Creature perché lo stiamo snobbando. E molto, ma infatti è uno dei due, cioè l'ho detto. Fino adesso, infatti, non l'abbiamo dato vincente, Povere Creature, in alcuna categoria. Povere Creature! Dobbiamo dire, capito? Povere Creature! Poverini! Così. Secondo me, allora, vedevo un backstage per la realizzazione dei diversi ambienti quando girano, quindi c'è Lisbona, poi vanno... quando lei scende che è Alessandria, mi sembra, non so, che c'ha quelle scale, sì. Quelle sì, 3-4 per ogni parte è stato ricreato un set completo stile teatrale, tipo set teatrale, e per ogni capannone è stato poi situato in diversi capannoni, uscivano da un capannone e tra un altro, completamente allestiti in quel modo. Quindi per la scenografia potrebbe vincere Povere Creature. Io spero vinca Povere Creature perché Barbie, il lavoro è stato eccezionale, hanno ricreato il mondo delle bambole e poi c'è tutta la faccenda del colore rosa. Questo è quello che sono più in dubbio in realtà. Quindi Povere Creature, rimango su Povere Creature perché secondo me lo merita. Io dico Barbie perché la scenografia è quasi tutto, soprattutto perché ti lascia veramente, è stata fatta benissimo, cioè perfetta, sembra veramente un modellino, sì, e sì. Poi la contrapposizione tra Barbie Land e il mondo reale, secondo me Barbie in questa categoria ce la può fare, quindi sì, dico Barbie. Sì, aggiungo una postilla, cioè io preferirei che vinca Killers of the Flower Moon perché ogni inquadratura è un quadro. Lo sappiamo, Valerio. Lo voglio aggiungere perché ci tengo su sta cosa, ogni inquadratura è clamorosa, non l'ho detto perché ovviamente non vince, però ogni cavolo di inquadratura è un quadro, l'appende in camera. Però, allora parliamo di fotografia, amico mio, stai parlando di fotografia. E lì, allora, abbiamo miglior fotografia, El Conde, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Povere Creature. Vai, Serena. Fotografia di tutti e cinque alla fine bei film, anche se Killers of the Flower Moon, cioè, poteva tagliarlo a un'ora e 45 massimo,
Ma Come tutti i vabbè. film del Scorsese, sì. Dovevi dirlo per forza. Come The Irishman, è la prima stagione di Killers of the Flower Moon. Metà film poteva fare, sarebbe stato bellissimo. Comunque, vabbè, se dovessi sceglierlo darei a Povere Creature, ma probabilmente lo vincerà Killers of the Flower Moon, quindi fotografia, diciamo okay. Killers of the Flower Moon. Io direi Killers of the Flower Moon, perché ma chissà davvero, cioè, però credo che non vinca Killers of the Flower Moon, ma penso vinca Oppenheimer perché con la fotografia è stato fatto un lavoro enorme, col bianco e nero nella parte dell'esplosione, conta tantissimo anche nel racconto del film di Nolan, quindi allora, secondo me vince Oppenheimer. È troppo importante la fotografia proprio per separare i diversi momenti del film, quindi purtroppo vince Oppenheimer secondo me. Partiamo dal presupposto che per me comunque dovrebbe vincere Oppenheimer tutti i premi in categoria a prescindere, però non gli possono dare 250.000 Oscar, quindi sto cercando di vedere quello che dopo Oppenheimer potrebbe vincere. So obiettivo, cioè purtroppo è così. Se portano il sacco delle statuette. Oppenheimer. Però... ci vago col carrello della spesa, no? No, la vero, ci andranno col carrello della spesa. Sì, sì. Perché, diciamo, anche... dai. Però te posso dire, e ai Golden Globe manco c'erano quelli tecnici, quindi pensa adesso, e ne ha vinti tanti. Secondo me possono darglieli tutti, perché possono veramente fare il cazzo che vogliono, perché ci hanno fatto vedere che hanno dato tutti i premi a film di merda negli anni passati, adesso esce fuori la parte peggiore di me. Quindi un bel film, cazzo, dategli i premi quest'anno. E io dico Oppenheimer e... giusto il discorso del bianco e nero, ma la luce di giorno quando stanno lì nel deserto, la luce quando esplode la bomba, questi paesaggi fantastici pure quando loro stanno sul cavallo con la moglie, mi è piaciuta tanto, lavorone. Gli altri pure, cioè, ma pure Maestro, però sì. Anche lì, perché c'è questo cambio. Tanti film che giocano col bianco e nero, perché pure Povere Creature, cioè bellissimo, bellissimo pure il fatto di girare quei grandangoli e queste zoomate sulle fasce, questi primi piani inquietanti certe volte. Però penso Oppenheimer. Sì, a proposito di zoomate e primi piani, adesso mi è venuta in mente una cosa. Quando sono andata a vedere Zone of Interest, sono andata con Selene, che salutiamo. Ciao Selene! Ciao. E durante il film mi ha detto, hai visto che non hanno mai inquadrato proprio bel faccione, primo piano, i protagonisti? Quindi soprattutto... soprattutto lei, la coppia sposata, soprattutto ci torniamo, se non sbaglio è nominato Glazer, è vero, è vero, nominato Glazer alla regia, secondo noi, perché non essendo due persone poco carine, mettiamola così, non volevano in qualche modo influenzarci e farcele diventare tra virgolette magari no simpatici, perché quelle due persone si possono solo odiare, capito? Però carino, non avere una certa empatia per loro. Adesso carina questa, detto... sì. Quindi, ma anche perché si voleva curiosità, non ci hanno fatto male che va, cioè primi piani niente, mai. Male che va mezzi busti, ma pochissimi pure. Ma anche oppure lui di profilo, no? E lui si vede di profilo, sì, da vicino. Sì. Se voleva puntare l'attenzione all'ambiente circostante, no? Perché se fai caso, ogni inquadratura sullo sfondo ci stanno le torrette, i capannoni di Auschwitz, il fumo, il treno che passa, cioè ogni inquadratura te fa vedere in dettaglio. Senti, vero. Cazzo di film. È vero, alcuni...
alcuni non si erano accorti che l'attrice era la stessa di Anatomia di una caduta. Vero. Alcuni che ascoltavo lì dentro al cinema. E anche questo, no, ti fa capire che è vero, non viene mai, quasi mai inquadrata da vicino, da vicinissimo. Poi hanno nascosto tantissime macchine da presa per la casa e il giardino, e quindi era come se fosse un grande fratello. Sì. Perché poi pure il montaggio di quel film sembra di stare il grande fratello e vedi le persone muoversi quando passano da una stanza all'altra e passi alla telecamera successiva. Strano. Super. Diverso, particolare. Andiamo avanti, che ci torniamo tanto, perché siamo sulla regia, se non sbaglio è nominato Glazer, quindi possiamo tranquillamente parlarne con più calma. Allora, costumi, miglior costumi: Barbie, Killers of the Flower Moon, Napoleon, Oppenheimer e Povere Creature. Vai, Sere. Ma io lo darei io a Barbie o Povere Creature, cioè senza offesa per gli altri, ma dai. Barbie... Povere Creature, dici? Barbie sono, vabbè, sono abiti tipici, tra virgolette, delle Barbie, rifatti benissimo. Povere Creature sono quegli abiti dei tempi passati, se mettiamola così, belli, bellissimi. Ok. Anche nella Parigi con le prostitute, eccetera, cioè... Bene. E poi lei che usciva con un pezzo di sopra di un vestito, sì, e un pezzo di sotto di un altro, è stato divertente, sì. Forse un premio che si può prendere Povere Creature sono proprio i costumi. Perché poi Napoleon, Oppenheimer e Killers of the Flower Moon, sì, per carità, sono bei costumi. Storici. Sono storici, ma... Ricreato un'epoca storica, quindi. Dai, non... Cioè, sono storici. Sono storici, quindi non si sono dovuti inventare niente, fondamentalmente. Mentre a Barbie e Povere Creature, sì. Allora, sì, diciamo Barbie se l'hanno inventato, però hanno preso ispirazione da... Tanto, no, vabbè, per me vince Barbie. Questo forse è l'unico Oscar che vince, meritato. Perché poi gli altri, se ne vince altri, non sono meritati. Questo è l'unico che vince che potrebbe essere meritato. Perché comunque hanno ricreato tutte le bambole, Barbie incinta, Barbie televisione, Barbie tutte. Quindi Barbie pare. Pare alle bambole. Vince Barbie, sì, ma senza guarda, senza neanche storia, perché Povere Creature, poi, concordo, particolari, sì. Però qualcosa devono da Barbie, raga, il discorso è quello. Quindi secondo me se la contendono, Barbie la spunta. Qua la spunta Barbie. Sì. Concordo, non so, costumi delle bambole adattati sulle persone, sugli esseri umani. Sì, è l'unico meritato che può vincere, oltre la canzone, vincerà probabilmente, però. Sì, infatti stavo per dire pure la canzone. Vabbè, diciamo che qui è andata, insomma. Pochi dubbi. Miglior trucco e acconciature: Golda, La Società della Neve, Maestro, Oppenheimer, Povere Creature. Allora, vai, inserita col miglior trucco. Golda non l'ho visto ancora, perché il terzo film, cioè gli unici tre film che mi mancano da vedere, quei due di prima e questo, quindi lo devo trovare. E, allora, sarebbe Maestro, Oppenheimer no, sarebbe scontato Povere Creature, per soprattutto per la faccia di William Dafoe, perché meraviglioso. Però vi dico che la società non lo daranno probabilmente alla Società della Neve, però hanno fatto un lavoro bestiale, perché considerate che hanno dovuto prendere dei ragazzi e poi truccarli in modo che facessero vedere che in due mesi si fossero dimagriti tantissimo. I tagli, il dimagrimento, sono stati bravissimi. Però sì, concordo, credo che glielo daranno, ma sarebbe meritato. Lo dovesse vincere la Società della Neve, non sarebbe uno scandalo. Particolare come categoria, qui sì, il ragionamento tuo è perfetto, secondo me, perché comunque io faccio sempre l'esempio dei Suicide Squad. Non so se vi ricordate quando ha vinto Suicide Squad per il trucco colato di Margot Robbie. Non so se... ha vinto quello, quindi non è detto che bisogna essere completamente coperti dal trucco, stile
Christian Bale in Vice, o anche semplicemente il naso Bradley di Cooper. maestro del Bradley Sì. Però dargli un Oscar solo per il naso, No. magari Vabbè, potrebbe quando lo invecchiano, sì. O quando li invecchiano al massimo la malattia di lei, che l'hanno fatta veramente bene, però Pure, sì, pure. secondo me però vince Povere Creature proprio per il discorso di tutto, soltanto per fatto di Dafoe, perché altrimenti non c'è, cioè, Oppenheimer cosa? Cioè non Sì, infatti, forse i capelli. Cioè, No, mettete comunque proprio. pure le acconciature. Io dico Povere Creature, sì, soprattutto per il lavoro sulla faccia di Defoe, però pure sulle acconciature. Sì. Sì. Sì, no, questo Poi non non so, c'è sto stato dubbio. Golda, non so come Non lo sappiamo, quello è un'incognita. Golda è un mistero. Rimane, Beh, sì. rimarrà un mistero. Tocca trovare il tempo di guardare Golda. Ah, Soltanto provato. per il trucco, 3 ore di film, magari solo per il trucco. Sta su Ah, Netflix. è 3 ore di film? Ah, ci No, sta. non lo so, ho buttato, ma Ah, tanto. ok. Mamma mia. Ok, andiamo avanti, va. Oh, scusa, stavo a vedere Golda. Allora, migliori effetti visivi: The Creator, Godzilla Minus One, Guardiani della Galassia Volume 3, Mission Impossible Dead Reckoning Parte 1, Napoleon. Vai, Sere. E qui Allora, secondo me. parto col dire che se lo dovessero dare a Mission Impossible mi sparo in diretta. L'ha Allora, detto, io l'ha non ho mai detto. visto Mission Impossible, non sono fan di Mission Impossible, anche se Nemmeno mi i piace primi? questo. Nemmeno il primissimo? Nemmeno il primissimo? No, Madonna, perché io ho visto solo forse il primo, i primi due. no. Basta. Però ho Ah, visto, ho proprio così. detto, proviamo a vederlo, sai, girato a Roma, candidato agli Oscar. Dopo Iniziato col mezz'ora, quello tre sbagliato. 40 minuti, ho chiuso, ho detto, basta, no, non ne vedrò Non ce la fai, non nessun'altra. ce l'hai fatta. No, mi dispiace. Eppure mi piacciono questo genere di film, ma è proprio, sarà anche la faccia di Tom Cruise, che solo a Top Gun e pochi altri film lo posso sopportare. Quindi di Mission Impossible, figurati. Comunque. Oddio, qua per gli altri, oddio, non lo so, nel senso che The È Creator dura. non è stato sto Sì. filmone, non è stato sto Me lo filmone, però spiego. gli effetti visivi ci stanno. Guardiani della Galassia Volume 3 l'ho amato, a livello di effetti visivi è stato meraviglioso. Se dovessi scegliere, darei a Guardiani della Galassia, però attenzione pure a Godzilla Minus One. Quindi probabilmente Godzilla Minus One. Sì. Ma tranquillamente a mani basse. Cioè, sei finito? Vado io perché. Sì. Godzilla, Allora, dici? Cioè, mani basse Godzilla? sì, ma assolutamente vince Godzilla, ma proprio secondo me è tranquillamente vincitore qui, perché The Creator, non so se avete visto il film, il fatto dei cyborg mezzi umani, è fatto benissimo, Sì. solo che per l'impatto che ha avuto Godzilla e per il successo incredibile che ha fatto, perché è stato un incredibile successo, hanno speso, non sto di una cazzata, una roba come 12 milioni, ma veramente è costato pochissimo, cioè bisogna recuperare il budget, ma regà, veramente è costato pochissimo per gli effetti che sono stati realizzati. Se li paragonate col budget di The Flash, costato 250 milioni, e vi Ha rammento solo la fatto scena dei schifo. bambini, 250 milioni di budget, e questo è costato tipo 20 milioni. Cioè, se vedete gli scatti di Godzilla nel film Godzilla, la realizzazione sembra che ce l'hai di fianco, c'è cioè una foto di un dinosauro reale che puoi toccare. È stato fatto talmente bene con pochissimo budget, non lo so, la manodopera giapponese è più bassa, non lo so, cioè hanno fatto un lavoro Beh, può incredibile, darsi. È cioè tutto fatto dai veramente, cinesi, probabilmente. sì. Cioè, assurdo. Saranno messi a lavorare bambini cinesi 12 ore al giorno. Ah, ok, mi Ecco. ricordavo bene, regà, 10-15 milioni di budget, 10-15 È milioni di budget. pochissimo, Andare a è vedere pochissimo. soltanto il trailer, vedere solo il trailer, se non volete guardare il film, andate a recuperare il trailer e ditemi voi se il film è stato pagato 15 milioni.
Ma cioè, guarda, mai incuriosito, devo vederlo ancora. Però ammazza, veramente pochissimo. Incredibile. Fanno il secondo, cioè è già stato rinnovato, già sta lavorando il secondo capitolo. Pazzesco. Allora, vado un po' controcorrente, perché poi ne ho visti forse due. Dico Napoleon, perché mi ricordo che quelli con troppi effetti speciali in genere non li premiano, cioè quelli fatti quasi tutti col green screen o con tutti in CGI, non lo so, certe volte non vengono così premiati, però ricordo che quanto hanno influito gli effetti speciali nelle scene che vediamo nel film, e 1917 c'era sta cosa che io ho detto madonna, addirittura effetti speciali. E mi pare che se lo portò a casa e butto Napoleon per le scene di guerra, insomma. Sì, ci sta il ragionamento, ci sta infatti. Non lo so, l'ho buttata proprio lì, anche se penso che meriti veramente Godzilla per il discorso che facevi anche tu, però staremo a vedere. Sì, vediamo. Sono curioso qua da chi lo danno, perché sarebbe... Poi quando incendiano tutta la città lì a Mosca... Sì. Lì escono fuori tutta la città in fiamme a Napoleon, e qui c'è la polemica, effetti speciali, non c'è Oppenheimer. Beh, perché? Però per il fatto che lui non usa, e lui ha dichiarato che zero CGI e zero screen, è tutto effetti pratici. Sì. Allora andiamo avanti. Vai. Con il miglior sonoro. Vai, The Creator. Oppenheimer, possiamo andare avanti. E anche se qui, guarda, dopo aver visto la zona di interesse ho detto porca miseria, Oppenheimer è un colpo al cuore. Non lo dite, silenzio. No. Cioè, no. Non dargli, no. Lo so, per me, cioè, Oppenheimer è un colpo al cuore, ma ho detto cavolo, la zona di interesse io premierei entrambi, perché no. Ma inquietato il sonoro di quel film più che altro. No. E comunque The Creator, Mission Impossible, Maestro, Oppenheimer, la zona di interesse. Vai Sere. Vabbè raga, vabbè, la zona di interesse, il sonoro è stato magnifico, però dai, come si fa a non darlo Oppenheimer? No, è vero, purtroppo è vero. Tutti gli altri premi, dare questo alla zona di interesse, e la zona di interesse non dovrebbe vincere nient'altro, cioè, esatto. Perché per me è tutto il sonoro di questo film, è tutto. Allora, la zona di interessi, regà, io secondo me togli il sonoro e la rischi, hai tolto il film, esatto. Senza sonoro levi la particolarità del film, cioè quanta certo. importanza ha il sonoro nella zona di interessi? Quanto è funzionale? Parlano, si sentono, strillano. E guarda il bambino dalla finestra, si sentono gli ordini in tedesco che dopo gli spari. Cioè, regà, i brividi. Terribile. Assurdo. Terribile. Cioè, ma non ci stanno proprio... Io spero che lo danno alla zona di interesse, poi io... Non lo so, però secondo me la zona di interesse è veramente, veramente sì, troppo importante. Ma lo merita tantissimo, però... Cioè, io quando sono andato a vedere il film Oppenheimer aspettavo il sonoro di Oppenheimer, cioè nel senso, capiamoci. Certo, c'è pure da dire che, come dicevamo prima, il sonoro di Oppenheimer è più che altro quel momento lì. Sì. Che si racchiude in quel momento lì. Esatto. E invece la zona di interesse è tutto quanto. Durante tutto il film, che ti fa salire l'ansia, che c'hai continuamente il terrore che de sentì qualcosa. Sì, esatto. Non deve dire, c'è continuamente il terrore che succede qualcosa. Ma vero. Perché i primi 5 minuti, senza fare spoiler, bravo. E la fine, all'inizio e la fine. Alla fine, può darsi che glielo daranno alla zona di interesse per questo motivo, però pure, sì. Se dovessi scegliere, ovvio che lo darei a Oppenheimer, però. Sì. Guarda, io dico zona di interesse, mi dispiace, vado contro il... Sì. il Oppenheimer, sono innamorato, però zona di interesse sonoro, ok, scioccato. E vai. Qui invece c'è il cambio di rotta, perché abbiamo la miglior colonna sonora originale con American Fiction, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer, Indiana Jones e il quadrante del destino, così random. Così e... a caso. Vabbè.
giusto perché è l'ultima candidatura del come si chiama dello storico creatore della colonna sonora Indiana Jones. E povere creature, vai sere. Ma sicuramente lo danno Indiana Jones. No, così dal nulla. No, sto scherzando. Però almeno quel film una candidatura se l'è presa, insomma. E, oddio, pure qua è difficile. Perché comunque... John Williams. Non lo so, perché tutti e quattro i film... Boh, vale tutte e due... Cioè, tutte e quattro. Non lo so. Forse per dare qualcosa... O Povere Creature o Killers of the Flower Moon per dargli qualcosa, però boh, è dura. Io allora, tu quindi ti esprimi, rimani così? Sì, rimango così, senza idea. Secondo me, battaglia 2 tra le musiche di Goranson per Oppenheimer, perché la colonna sonora è tanto funzionale al film. La colonna sonora e regala vinto con The Globe, se non sbaglio. Sì. Sa. E sì. È sempre la colonna sonora, vabbè, ma io so de parte Killers of the Flower Moon, perché secondo me so proprio colonne, cioè canzoni originali degli indiani d'America, cioè, vero. È una delle, è ancora più funzionale a quello che viene raccontato nel film di Scorsese, però ovviamente non vince perché Scorsese gli è sta antipatico all'Academy, che vabbè. Quindi dico Oppenheimer, perché comunque Goranson è un genio e la colonna sonora è veramente importante. Ma no, hai fatto tutto questo discorso. Sì, fine... dillo. No, non avere paura. Dillo. Se secondo te vinci Killers of the Flower Moon, ci speri? Speriamo. Guarda, dico la verità. Io dico Killers of the Flower Moon. Perché poi mi hai ricordato questa cosa delle canzoni, la fine dell'ultima canzone che sentiamo pure alla fine. I film di Nolan, quando c'è Hans Zimmer, io tutti sempre gliela darei la miglior colonna sonora. Stavolta bellissima, però ti posso dire, Killers of the Flower Moon, ecco, è l'unico che fino adesso forse gli darei io. Di quelli che abbiamo fatto, non so se ne avevo detto un altro, forse no. Fotografia, però mi sembra che hai detto un'altra cosa. No, poi infine ho detto Oppenheimer. E qua ti dico Killers of the Flower. Ok, meno male. Speriamo. Allora, passiamo alla miglior canzone originale, e c'è American Symphony, Barbie. Prima con I'm Just Ken e con What Was I Made For, Flaming Hot e Killers of the Flower Moon. Wazazze. Eccola, Wazazze. Allora, meno male non ci sono canzoni strane come l'anno scorso, che poi ha vinto pure quell'oscenità, perché veramente un'oscenità. Sì, vorrei sentire quella canzone cantata con uno con la R moscia. Comunque, sì, veramente, dai. Vabbè, qui è scontatissimo, vince Billie Eilish con What Was I Made For. Concordo. Cioè, nel senso, non ha vinto tutto, ovunque, non... Ma proprio per il senso della canzone e tutto il resto. Sì. Per il significato, significato. Posso dire una cosa? Chi non l'avesse fatto, guardatevi Flaming Hot, perché un filmetto su Netflix, che comunque a me è piaciuto, una storia vera di un messicano che inventa le patatine piccanti, che ha cambiato totalmente la sua vita, adesso è uno degli uomini più ricchi, quindi voglio dire, però molto molto carino, anche la canzone è carina, lo devo recuperare, ok. Quindi, molto carino, molto carino, siamo tutti d'accordo. Allora, Barbie. Sì, anch'io. Billie Eilish, questo è il secondo Oscar meritato, secondo me, che potrebbe vincere Barbie. Basta, siamo chiuso. Andiamo qua avanti veloce, che tanto già sappiamo chi vince. Miglior documentario: Bobby Wine, The Eternal Memory, Four Daughters, To Kill a Tiger, 20 Days in Mariupol. Serie, buttati, che non so se hai visto qualcosa, ma occhio.
No, non lo so, non ho visto nessuno dei cinque ancora. Tu, dimmi tu, cosa hai visto? Niente, ma dal titolo io ti dico 20 Days a Maribor, così. Sì. Penso che Sì. dica quello. Per le solite cose un po' politica lì. Sì, Penso vabbè, che dica diciamo. quello, insomma, ok. Diciamo quello a prescindere, dai, andiamo avanti. Sì, Vai, sì. anch'io. Allora, poi abbiamo miglior cortometraggio documentario, The ABCs of Book Banning, The Barber of the Little Rock, Island in Between, The Last Repair Shop, Nai Nai and Why Pop. Eppure qui Boh. potrei fare carta, forbice, sasso, perché veramente Boh. Allora, il Vale, primo andiamo a forse sensazione, uno a caso, via. Vai, uno a caso. Island in Between. Così. Ok, io dico di ABCs of Book Banning. Però ABC è il canale americano, non lo so se glielo danno, però vabbè. Ah, è vero. E io dico Nai Nai and Why Po', perché tanto li danno sempre agli stranieri. Infatti, te lo stavo a dire, capito? No, l'avrei dato sotto, sinceramente, però vabbè. Ma ragazzi, ma noi non è che siamo razzisti, cioè, noi ci siamo arrivati a questo punto, perché chi segue c'è anche azione lo sa, cioè, io sono la persona più aperta No, del è che li mondo. danno, cioè, Ci siamo ovviamente, arrivati, quindi. perché Io, per spesso li hanno esempio. dati non nel merito. Miglior Ok, cortometraggio, vado avrei io. detto Miglior anch'io Nanai e Wai cortometraggio. Po, solo perché mi dà di straniero, Ma c'è fondamentalmente. un doppione, il mio cortometraggio di Aspetta, ABC. sì, esatto, esatto. Allora, c'è un doppione. Adesso mi recupero. No, ma perché Intanto. manca quello che vincerà lì, perché. Esatto, ok. Allora, lo recupero. Intanto vai col miglior cortometraggio Ok, d'animazione. miglior cortometraggio d'animazione, sempre stessa storia, Letter to Pig, 95 Cents, Our Uniform, Pachyderm, War is Over, Inspired by the Music of John Yoko. Vabbè, serie, vai, non Vai, lo l'ultimo, giusto perché ci War stanno is Over. John e Yoko, cioè Ok, giusto per quello. vai. Io pure dico War is Over, non lo so. Io Vale? pure, Ok, io pure. perfetto. Vuole giove. Qui invece Ok. io non ho visto uno, a miglior cortometraggio live Eccolo qua. action, ho visto The After. Ho Pure visto io, The After. anch'io, che mi è Ah. piaciuto, molto triste. Sì. Non ho visto gli altri, magari saranno belli, però sinceramente mi è piaciuto. Quindi io voto The After solo perché è l'unico che ho visto, ma perché veramente mi è piaciuto. E allora io credo che vinca invece, se no, dovrebbe essere quello che vince. Aspetta che controllo perché. Sì, Con eccolo qua. Benedict È Cumberbatch, quello là, è quello là. The I World Love Is Sugar. Story of Harry Sugar di Wes Anderson. Quando c'è Wes Che Anderson, follia. Ah no, ragazzi, anche quello ho non c'è visto. storia, quindi Cioè, vince. anche quello ho visto, me ne sono Ah, scordata. È follia quello, è totalmente una è follia pazzesco, pazzesco. è di Wes Anderson, Quello con direi. Sì, hai Cumberbatch, ragione, ma vabbè, non ci avevo fatto incredibile, caso. Non ci avevo fatto caso, è follia. incredibile. Mia mamma era tutta contenta di vederlo perché le piace Benedict. Dopo 5 minuti mi ha detto toglilo, l'ho dovuto vedere da sola. E dura tipo 38 minuti, no? Se non Sì, sbaglio. più o meno. Sì. Veramente, veramente carino da vedere. Vince questo, quindi pure questo. Perfetto. Ok, Ok, va allora bene. Qua siamo andati sulla veloci. ciccia. Quattro. Vai. Andrei sulla ciccia. E qui siamo arrivati a miglior attrice, miglior attore e miglior film. Allora, Eccomi iniziamo qua. con Miglior attore. Miglior attore protagonista. Allora abbiamo Bradley Cooper, Abbiamo dubbi? Maestro, Colman Domingo, Rustin, Paul Giamatti, The Holdovers, Cillian Murphy, Oppenheimer, Jeffrey Wright, American Fiction. Vai, Vai, Sire. Sire. Cioè, nel senso, non credo ci siano dubbi su questo. No, Ma invece no, forse è più no, combattuta di no, quello che raga, pensiamo, eh. non scherziamo. Allora, ha vinto, contentissima che non so se erano i Golden Globe, vinse, non Sì, mi ricordo se sì. era i Golden Globe o l'altro, vinse Giamatti, contentissima perché Killian non era nella stessa categoria, perché se, Esatto, è infatti poi Golden vinse Globe. Killian.
Ma assolutamente, cioè non scherziamo, raga, cioè, non scherziamo veramente, no, non scherziamo. Cioè, solo Concordo, le concordo. espressioni facciali che ha avuto Killian in questo, cioè, in questo film, la Sì. trasformazione, i movimenti, ma anche l'ansia che provava, diciamo, che realmente ha provato Oppenheimer in quei momenti che c'era Killian l'ha rimessa sullo schermo. No, cioè, no. Veramente qua non scherziamo. Sì, concordo, però allora è un'interpretazione più interna, più, come si può, sommessa, più, capito? Introspettiva. Beh, Introspettiva, è stato molto Killian è stato introspettivo. molto naturale, cioè stupisce la naturalezza nel fare questa parte. Sì, infatti, porca miseria, Ricordatevi bravissimo. quello che state dicendo adesso, eh? Io vi avverto. Quindi, secondo me vince Cillian Murphy per questo motivo. Paul Giamatti bravissimo, peccato per Bradley Cooper perché è stato bravo bravo e è stato Non 6 anni muove, anche a no. studiare, 6 anni a prepararsi alla parte, Poi arriva quindi Killian e ti frega l'Oscar, è un praticamente. peccato perché guarda, a me è piaciuto tanto Bradley Cooper, è stato forte, però ovviamente secondo me vince Sì, Cillian Murphy. infatti si trova sempre poi davanti chi fa meglio, però ci avrà modo, perché comunque dai, pure Sì, sta Bradley cresce sta parecchio. migliorando sempre di più, sì. Ce Ok, qua la può siamo fare. Io d'accordo. dico Killian Murphy. No, dicevo che c'è equilibrio perché senti, leggi comunque questa Sarebbe rimonta di Giamatti, però boh, non credo, dai, non credo. il coniglio dal Beh, in testa a cilindro, testa, eh? sui bookmaker, in testa a testa tra loro due. Sì, Vabbè, sì. sarebbe veramente clamoroso perché comunque Giamatti, sì, bravo, però non è una novità come è un po' da una paragonata tipo a Robbie Williams, Sì, vabbè, certo. capito? È proprio un film diverso, quindi aveva bisogno di interpretazioni diverse, più semplice se vogliamo dirla così, cioè l'interpretazione di Giamatti, perché sì, perché il film che lo richiede. Invece Oppenheimer, cavolo, cioè richiede veramente un lavorone, cioè il triplo degli altri attori di questa categoria per Sì. Killian. Quindi veramente, cioè, se non glielo danno, raga. No, no, Clamoroso. infatti, secondo me vince lui. Ok. Abbastanza clamoroso. Vai, vai. Andiamo a miglior attrice protagonista. Qui c'è. Vado. Allora, mia attrice Vai. protagonista, Lily Gladstone per Killers of the Flower Moon, Sandra Hüller, anzi, leggevo, sentivo, Hüller, tipo alla francese mezza tedesca, una cosa strana. Ah. Perché lei è franco-tedesca, come si legge, non lo so, però è Sandra Hüller. Ah, è Non lo so, mi franco-tedesca. piace né il tedesco né il francese, quindi non valgo. Per Anatomia di una caduta, Carey Mulligan per Maestro, Annette Bening per Nayad e Emma Stone per Povere Creature. Vai, Sere! Mi posso sbizzarrire o no? Sì, eh! Certo. Vai. Allora, probabilmente 99,9% lo vince la Glaston. Perché glielo devono dare? Non voglio essere cattiva e un po' maleducata, però è questa la verità. Cioè, giusto per. Allora, questa Sandra Hüller franco-tedesca, sì, è stata brava, ma non glielo darei. Mi sono piaciute molto Carey Mulligan e Annette Bening in tutti e due film, bravissime. Però, raga, cioè, Emma, solo Emma Stone poteva fare quella parte in Povere Creature, cioè, di Povere Sì. Creature. Cioè, solo lei, Sì. raga. Non c'è Veramente. un'attrice al mondo che secondo me avrebbe potuto fare quella parte. Solo le Vero. espressioni, i movimenti. Cioè, allora, Lily Gladstone è stata brava, però come prima per Giamatti era un ruolo che richiedeva una certa normalità, tra virgolette. Cioè, non c'è niente di normale in Povere Creature, non c'è niente di normale nel ruolo di Emma Stone. Quindi probabilmente non se lo prende, ma non è giusto, assolutamente. Cioè, no. No, no, non è giusto per il lavoro che è stato fatto, per il lavoro che ha fatto. Che poi, se ci facciamo caso, negli ultimi premi
Alla fine è vero che lei, che Lily Gladstone l'ha vinto per i SAG Awards, però ricordiamo che comunque i SAG Awards no, non vota la critica, ma votano gli altri attori, e grazie, e che non glielo davano gli altri attori, che gli altri attori facevano vedere che non l'avrebbero dato a lei, alla prima indiana, bla 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 bla, sarebbe stato anche brutto. Io spero che la critica sia un po' più intelligente e quindi a quel Gli punto. Oscar votano attori, registi, tutti. Chi è che lavora dietro le quinte? Quindi non Sì, vota però la magari critica, c'è anche. vota tutto il mondo che gira intorno al cinema, ma non la critica. I critici non Ah, ok. votano per gli Però Oscar. vabbè, in ogni caso, cioè, allora rivincerà la Glaston, ma non è giusto. Punto. Cioè, né più né meno. Però che cambia tra Cillian Murphy e Lily Gladstone nel ruolo che hanno fatto? Allora, come ho detto prima, il ruolo di Killian, secondo me, è stato più intenso. Ha Io a lei l'ho messo. trovata proprio magnetica quando ha fatto la. Soprattutto il pezzo delle scale è clamoroso. Quando esplode la casa della sorella, e cioè là è bestiale veramente. Perché è come se tutto il dolore che ha Però provato fino a è quel momento, anche. che ce l'ha Allora. dentro, lo butta fuori. Ma ti trasmette quella sofferenza a tutto il film. È bestiale, secondo me, Ma se non veramente. ci Mi fosse è piaciuto stata tanto. Emma Stone, probabilmente a lei gli si poteva anche dare, cioè nessuno avrebbe detto niente. Ma non contro Emma Stone, ragazzi. Come dicevo prima, se mettiamo i due favoriti che sono Cillian Murphy e Paul Giamatti, per quanto sia stato bravo Paul Giamatti, non glielo puoi dare a lui in confronto a Cillian, perché appunto è stato un ruolo, tra virgolette, normale. La stessa cosa di Lily, a parte qualche scena dove quella delle Poi scale, quella dell'esplosione, quella che ti per gran parte pare. del film sta morta sul letto. Cioè, capisci? Non me lo puoi dare a lei un Oscar a confronto con Emma Stone. Ripeto, se non ci fosse stata Emma Stone, vabbò, prenditelo sto Oscar. Alla fine è anche meritato, ma contro Emma Stone no. Ma Assolutamente pure le no, perché. altre, ma, cioè, ma pure le altre sono state bravissime, però Anche contro questa Carrie, Emma Stone, ma anche cioè, Emma Carrie è Stone mi ha stata ricordato, stupenda, ma anche Emma a Stone mi ha lei nel ricordato, film, ma, sì, non, ma nessuno ha il paragone con Emma Stone in Emma Stone mi ha categoria. ricordato A me è Phoenix in piaciuta. Joker, Chi ti ha ricordato? Scusa. Phoenix in Joker, cioè, Sì, proprio, esatto. beh, è tanto sopra le righe, è. Ma Io anche te tra metto pure Killian un'altra e cosa. Emma Perché non Stone. mette? Perché candidarmi per dirti Colmar Domingo? No, scusa, sì, Colmar Domingo per Rastine, che a me quel film non è che mi è piaciuto così tanto. E No. non Allora. candidarmi, porca Eva, Joaquin Phoenix per Buh a paura, che è stato stratosferico, veramente. Perché ci Cioè, dovevano mettere un nero? È inutile che dai. ci giriamo Ma c'è intorno, Jeffrey raga. Wright, su, ma se ci devi mettere nero, mettici No, Jeffrey Wright, che è perché stato quattro bravissimo. metti quattro bianchi su cinque e vogliono far Capito? scoppiare la polemica Phoenix ancora. è stato stratosferico. Io lì sono proprio avvelenato, perché veramente Phoenix è stato veramente forte. Allora, quel Più film di a me è DiCaprio, anche se è piaciuto, a avvelenato questa cosa. prescindere, però Porca lui è stato miseria! bravissimo. Cioè, lui è stato a livello di Killian. Ma che poi, raga, io ho amato Killian in Oppenheimer, ma se mi dicessero chi è preferito, Emma Stone o Cillian Murphy, ma io ti dico comunque Emma Stone. È un Sì. ruolo Beh, particolare secondo quello di Emma me, tra Stone. i 10 miglior protagonisti, tra cui maschili e femminili, lei è stata la più brava. Cioè, è inutile che ci giriamo Sì, intorno. Cioè, il mamma mia. lavoro di Emma in questo film è stato spettacolare, letteralmente spettacolare. La faccia, io ho visto anche qualche pezzo in inglese, quindi, cioè in lingua originale, quindi ho sentito la voce, tra virgolette, il tono di voce, i movimenti, gli sguardi. Cioè, come si fa a non darla a lei? Solo perché comunque dobbiamo votare qualcuno che sì è stata brava, ma non al suo livello. Perché? Perché è indiana, quindi diamogliela la prima indiana nel 2024, facciamo vedere che siamo tutti buoni, amabili, siamo tutti Per così. dirvi, qua, sai che c'è? No. Il problema è che l'ha vinto già l'Oscar Emma Stone. Se non l'avesse vinto, forse c'era più possibilità. Ma la Gladstone, Vabbè, secondo me, è insuperabile. allora voglio Oh, ma dire.
è giovane, sarebbe veramente, se fa ogni, se ogni film vince l'Oscar, a Capito, parte che a me, per me il La La Land non lo meritava, cioè, ma neanche lontanamente, cioè proprio non, cioè, se non sbaglio, se ogni film vince l'Oscar, ma diventa come Mary Streep. Sì, capito, oh, ma c'ha quanti anni c'ha? 30? 5? 36? È dell'88 se non sbaglio, è come, come me, cioè, quindi... è la stessa cosa di Mary Streep, quanti Oscar ha vinto? Sì, ho capito, raga, ma se se li merita. È solo che sì, prima a lei le venivano dati gli Oscar perché non c'era ancora questo politically correct. Adesso con questo politically correct del cavolo ci tocca dare gli Oscar a film o interpretazioni che non valgono un Oscar. Cioè, questa è la verità. Inutile girarci intorno. Non sì, è stata brava, cioè, non grido, io non grido allo scandalo se vince la Gladstone, sono sincero, perché sarebbe peggio, cioè, è stato peggio no, l'anno scorso con Michelle Yeoh, che gli ha proprio strappato a Kate Blanchett, sì, a Kate Blanchett, giusto. Però là è la stessa cosa, lo meritava? No, l'ha vinto, perché per la vinta... Ma là però, aspetta, oh, lì stiamo a parlare proprio veramente di un altro pianeta, perché Michelle Yeoh, cioè, per un film d'azione, che ha fatto? D'azione, che poi chiamano d'azione fatto? Quel film, vabbè. Cioè, capito? Se io ero la Blanchett, marzavo e mannavo, perché veramente lì era... Deve fare una cosa del genere, però, vabbè. Insomma, aggiungo una postilla. A me la Huller, come si chiama, mi è piaciuta più in Zone of Interest, perché ha cambiato pure il modo di camminare, di porsi. Hai visto? Mamma mia, che brutta Madonna, sì. Assurda, l'ha cambiata proprio completamente. Quindi io l'avrei candidata più per Zone of Interest che per l'anatomia. Sì, esatto. Sì. Quindi, vabbè. Diciamo che non siamo d'accordo su questo, però andiamo a Valerio, che non si è, Valerio che non si è espresso, vuoi dire? No, Emma Stone è insuperabile, cioè, mi è piaciuta, cioè, ma mi sono piaciuto pure gli altri, ma pure Lily Gladstone, solo che te dico, a parità Emma Stone, no. Io ho detto vabbè, non glielo posso, non credo che ne daranno un altro, però come fai a non darglielo? Sputtanata artisticamente, cioè là non devi avere vergogna di fare una parte, sì, esatto, del genere. Lei non ce l'ha avuta. E non ci ha avuto nessuna vergogna, perché tu dici, l'hai vista sempre molto, no, precisina, sì, carina. Che là fa veramente di tutto. Brava, voglio citare pure il doppiaggio italiano, Domitilla D'Amico, sì, che sì, pure bravo. Nel parlare all'inizio del film ha fatto un lavoro stupendo. Sì. Allora, io andrei direttamente a miglior regia. Ok. E poi abbiamo miglior film. Allora, regia. Vai, Vale, scusa. Jonathan Glazer, La zona di interesse. Yorgos Lanthimos, Povere creature. Christopher Nolan, Oppenheimer. Justin Trudeau, Anatomia di una caduta. Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon. Vai, Serena. Ma lo sapete chi voto, cioè, nel senso... Fantastico, Allora, Oppenheimer o Povere creature, non, cioè, nel senso, non, anche qui non credo ci sia gara, sarebbero pazzi. Infatti. Cioè, sarebbero veramente folli a non dargli a uno dei due, ragazzi. Vabbè, ma raga, Nolan ha vinto ovunque, quindi è ovvio che dico Nolan, però... Io devo essere sincero, a me Nolan è l'ultimo, se tu metti in classifica è l'ultima regia che mi è piaciuta di questi film, addirittura forse la Trier mi è piaciuta un po' di più, perché per questi film okay. non è particolare, non è, capito, cioè, allora Jonathan Glazer, cioè, sappiamo tutti come ha girato il film, si è studiato completamente un modo, con ogni angolatura hanno ricostruito completamente la casa lì, quindi l'hanno girato vicino ad Auschwitz e ogni angolatura prendeva sempre sullo sfondo Auschwitz. Lanthimos, che vodica fa? Lanthimos usa sempre i grandangoli, queste cose particolari, queste inquadrature un po'... Hai visto tutte storte, queste inquadrature che usa lui? E quindi è un po' più ricercata. Forse, ecco, no, ho detto una cavolata, magari Justin Trier non doveva essere manco nominata, però... Aio, scusate, ma... No, cioè, dai! Lei... Martin Scorsese, non mi esprimo più su Killers of the Flower Moon, sennò sono ripetitivo, tutti sti campi lunghi che prendono
Glielo daresti sempre, diciamo la verità, glielo daresti sempre. Vabbè, ma è, cioè, uno dei migliori registi della storia, ne abbiamo parlato pure Però nella questo è l'anno di Nolan e quindi Bill. vince Nolan, obiettivamente. Non ci stanno altri discorsi da fare, Concordo, ecco. concordo. Ripeto, magari vincerà, non vincerà tutti i premi per far vincere qualcun altro ogni tanto, giusto per, ma cioè. Sì, questo è l'anno di Nolan. Di Nolan, ha fatto un film poi che è piaciuto tanto alla Sì, stagione dei pure premi per rispetto pure agli altri. Beh, premiarlo, insomma, tutto quello che ha sì, è fatto. pure per premiarlo perché Il comunque ci successo che sta ha fatto veramente. Oppenheimer, perché è indiscusso, ha incassato quasi un miliardo di dollari per un film rated R sotto i 16 anni, 13 anni o del genere, insomma, non è da tutti, quindi Vero. veramente l'impatto è stato enorme, quindi premiamolo con tanti Oscar, cioè ci sta. Ci sta, ci sta. Andiamo avanti con il miglior film e qui chiudiamo con i fuochi d'artificio, anche se potrebbe esserci una sorpresa, No, vediamo. per Allora, carità, no, miglior basta, film, proprio American rispetto. Fiction, Non Anatomia di una giocate. caduta, Basta, no, questo è Oppenheimer, punto. Barbie, The No, Old Donors, no, Killers of the Flower no, Moon, Maestro, no, Oppenheimer, sì, Past Lives, Povere Creature e la zona di no, interesse. Vai, no, no. Sere. Secondo te vince Oppenheimer? No, non è che secondo me vince Oppenheimer, deve vincere Oppenheimer, sono due cose diverse. Cioè, raga, dai, non cioè, veramente, non scherziamo, se non lo fanno vincere è solo perché vogliono far vincere il solito film per far vedere che sono un po' diversi, che non glielo danno tutti a Nolan i premi, ma no, cioè. Ma la domanda, Come domanda. quando Vai. vinse Moonlight, che inizialmente si pensava La La Land. Cioè, Moonlight non era un film che avrebbe dovuto vincere. Idem quello dell'anno scorso. Esatto. Però ogni tanto fanno ste cavolate di darlo perché chissà che gli viene in mente. Cioè, È E un poi po'. diverso dalle altre categorie, pure quello che un po' incide, eh. Cioè, Sono quest'anno, vari porca versamenti miseria, diversi. hanno un film che è un film. Cioè, hanno veramente. Che ha messo d'accordo tutti, devo dire. Esatto, cioè, quest'anno hanno il film che è Oppenheimer, punto. Secondo Non me qua non è c'è storia, possibile far regà, vincere cioè. qualcos'altro, qualcun altro. A meno che Forse è una delle Nolan rare volte in cui non c'è storia, cioè che la quota, vabbè, tipo che quota è vinca. bassissima, è quasi scontato. So pochi i premi, a meno che vogliono da un po' di movimentare la serata, ma cioè so pochi i Sì, premi. anche, cioè non verrebbe nemmeno da di un contendente a livello di Oppenheimer. Povere Cioè, creature, esatto, ma però infatti dare il sono. miglior film a Povere creature non ci ha avuto lo stesso impatto, non ci ha avuto lo stesso messaggio, anche perché Oppenheimer era un film che non sbandiera il successo della bomba atomica, anzi lo Il denuncia, non fa contrario. vedere il successo dell'America, che io ce l'ho più grosso di tutti, come fanno sempre, capito? È Esatto. quella la cosa differente dagli altri film sulla guerra, sulla seconda guerra mondiale con la bomba. È cioè, è proprio la messa in scena che è differente, e quindi pure Anche per questo, secondo me. 1917 ha vinto, per carità, bellissimo film, però poi alla fine chi vincono là gli americani. In Oppenheimer alla fine chi vince? Nessuno, perché hanno creato un disastro. Beh. Guarda, è Cioè, emblematico quello proprio è. il discorso come è messo in scena. A me sta cosa penso l'ho visto una volta, ma lo rivedrò probabilmente in altre 10-15. Come è messo in scena la scelta di dove sganciare la bomba. Non è stato proprio puntato il fatto con la lista delle città giapponesi, e allora Tokyo, no, troppe vittime. Kyoto e il presidente che c'era lì, non ricordo il Sì, nome, diceva: no, Kyoto no, sono stato un viaggio di nozze, evitiamo. Allora poi la ah, scelta. non O mi ricordavo questo passaggio. io sta cosa me la ricordo proprio in testa, e là c'è Oppenheimer che dice: sì, ma stiamo decidendo dove sganciare la bomba per uccidere milioni di persone, non andare a fare la spesa. Agghiacciante. Cioè, solo quel pezzo, secondo me, vale proprio l'Oscar al miglior film, perché non mette in scena l'invenzione della bomba come una vittoria americana, ma
esatto. ma come un danno all'umanità. Stessa la frase di Einstein alla fine del film. Capito? Nella finale, non so se ti ricordi, Vale, quando se parlano loro, che lui doveva dire una frase che poi viene ripetuta alla fine, che fanno vedere Einstein e Oppenheimer che parlano con Einstein, che all'ultimo gli dice dovrai convivere con questo, adesso sì, dovrai sì, convivere sì, tu con questo, dice, abbiamo creato. Hai creato qualcosa che tipo distruggerà l'umanità, una cosa del genere. E poi guarda anche al futuro, perché poi si vedono le testate nucleari, i giorni nostri e il rischio esatto. di una catastrofe nucleare, quindi è un film che parla di una storia di nemmeno 100 anni fa, ma che è attualissima, proprio poi l'attualità su quello che sta succedendo è ancora sì, più... Sì, no. Prende no, tutto. Infatti, secondo me qua ci stiamo proprio d'accordissimo, non ci stanno storie. Anche perché sarebbe veramente questo uno scandalo, cioè di quelli allucinanti, se... lo dovessero dare, dai. No, cioè, vero. Passato certi film che non sono film. Vero. Cioè, politica, no, erano film politici, non erano film perché film. Qua di politica fondamentalmente, almeno secondo me, non c'è niente, perché questa è la storia come... No, anzi. Fa anche una grande critica a loro stessi. E... Esatto, finalmente qualcuno che... Io amo gli americani, ma qualcuno che li critica, perché non sono... Anche American persone. Fiction, sì, meno sì, male, è vero. Perché ci sono film che criticano, finalmente che si criticano la loro società, il loro modo di fare, di pensare. E neanche in modo velato. American Fiction mi è piaciuto pure perché mette davanti a tutti pure il fatto, no, che i neri spesso sono peggio dei bianchi a fare i razzisti, a essere razzisti, è quello che dicono, no? Sì. Infatti è stato un bellissimo film anche quello. Sì. Carino, molto carino. Va bene ragazzi. No, ragazzi, allora, ci siamo riusciti... possiamo chiudere qui, vi diamo l'appuntamento alla notte degli Oscar, probabilmente per la live, seguirla insieme sul nostro canale YouTube. Ovviamente fateci sapere voi quale film preferite, quali sono le vostre preferenze nei commenti, parliamone insieme e discutiamone. Assolutamente, grazie ragazzi, ciao ragazzi e alla prossima, alla notte degli Oscar, mi raccomando, tenete, riposatevi prima.